Duita a tutti, siete contenti di rivedermi così presto? Bene, spero di sì perché oggi è la volta di un'altra collaborazione, come non so se vi avevo già detto oppure no. Abituatevi ai miei tagli e ai miei sbagli. Questa volta è il turno di una ragazza simpaticissima con cui spero che nasca presto un'amicizia, perché no, anche dal vero, nonostante la distanza evidente. Si chiama Sofia, del canale Sofis, che vi lascio naturalmente qui sotto, e se ce la faccio anche al video, ma non mi voglio perdere in chiacchiere, voglio che voi vediate la figata che abbiamo partorito, per cui io adesso inserisco qualcosa e vi lascio alla collaborazione. Da quanto sei su YouTube? Sono su YouTube, se non sbaglio, dal 28 dicembre del 2014. Fate i vostri conti. Sono su YouTube da quasi 2 anni, sono 2 anni a ottobre. Qual è stato il primo video che hai pubblicato su YouTube? Il primo video che io abbia mai caricato su YouTube, me lo ricordo ancora come fosse ieri, fu girato in piena notte, in pigiama, con il solo ausilio della webcam e non della fotocamera che vedete con tanto ricavalletto, e mancavano poche ore ad incontrare un amico virtuale che adesso purtroppo non lo è più. Il primo video che ho pubblicato è stato il video di presentazione e mi ricordo che ci ho messo tipo 10 anni a girarlo perché continuavo a impappinarmi e non riuscivo a fare un discorso logico. Quanti iscritti hai? Questa collaborazione uscirà dopo un'altra, quindi non lo so quanti iscritti vedrete voi in questo momento. Nel momento in cui io sto girando, la cifra si aggira attorno agli 860 iscritti e spero che siano di più, perché vorrebbe dire che questo video e quello precedente, che vi linko da qualche parte, vi saranno piaciuti. Fino a 2 secondi fa ho controllato, avevo 2049 iscritti. Hai mai incontrato dal vivo qualche youtuber? Sì, ho incontrato dal vivo al momento solo uno youtuber che ha 2 canali, Svideo Game e Svideo Game 74. Spero di incontrarne molto presto altri 2. Per scaramanzia non vi dirò chi, ma state certi che se ci incontreremo o con entrambi o con uno, io spero siano entrambi, vloggeremo sicuramente e ve lo faremo sapere. Sì, dal vivo ho incontrato SimoGuffo94 e InesPink, anche se ho in programma tantissimi altri incontri. Imita gli youtuber. Oddio, le imitazioni. Bella a tutti ragazzi, sono FabiJ e questo è il mio canale. Boh, fa schifo. Ciao caccole! Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in un nuovo video! Ciao e benvenuti su MTV! Ciao! Siamo tornati con una nuova ricetta, oggi è mercoledì, ci aspetta una nuova ricetta. Clara, cosa prepariamo oggi? Salve a tutti popolo di internet! Cosa non sopporti? Cosa non sopporto? Allora, apparirò banale e scontato, ma la falsità in cima a tutto. Perché poi tanto non sono stupido, ci arrivo, capite? Non... Ed è ancora peggio scoprirlo, cioè preferisco sapere che una persona, per esempio, non uscirà mai con me perché ho una disabilità, piuttosto che ricevere mille complimenti sperticati che poi uno non crede manco a quello che sta dicendo e mi prenda per il culo, piuttosto mi prenda per il culo. Io non sopporto l'odio, la falsità e l'ipocrisia. Descriviti in 3 parole. Le autodescrizioni sono sempre un po' difficili, comunque ci proviamo. Emotivo, espansivo, lunatico. Solare, pazza e logorroica. Di velocemente 3 tigri contro 3 tigri. Oddio, gli sciogli lingua, io ci provo, eh. Se ridete, fate bene. 3 tigri.
Tre tigri contro tre tigri. Tre tigri contro tre tigri. Tre tigri contro tre tigri. Tre tigri contro tre tigri. No, non ci riesco, non ce la posso fare. Tre tigri contro tre tigri. Tre tigri contro tre tigri. Tre tigri contro tre tigri. Se ti dicessero che hai 3 giorni di vita, che cosa faresti? Anche questa domanda è bella pesante. Sicuramente, se non è che abbia tanti amici dal vivo, però insomma, per chi è dal vivo, chiedere di incontrarlo con una certa urgenza, gli direi che devo morire e che gli voglio bene. Agli altri purtroppo sarei costretto a chiamarli e questo occuperebbe tipo tutto un giorno. Poi un altro giorno farei finta di niente, starei fuori tipo dalla mattina alla sera, del tipo che faccio colazione, esco e torno dopo cena mangiando tutte le schifezze possibili. E l'ultimo giorno, ma non certo per importanza, starei appiccicato a Freya, che per chi non lo sapesse è la mia cagnolina. Cercherei di fare le cose più folli, come ad esempio buttarmi da un elicottero e aprire il paracadute all'ultimo, fare bungee jumping e poi vorrei appunto stare accanto alle persone che amo e godermi gli ultimi miei giorni di vita. Di qualcosa e saluta chi ti sta guardando cantando. Boh, che devo dire ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero di non esservi messo troppo in ridicolo. E che dire, ciao amori, ciao amori, ciao. E allora ciao a tutti, grazie per aver guardato questo video. Passate da me, mi chiamo Sofis, come qui lo vedete scritto qui, sì, a. Bene, vi è piaciuto questo video? Andate allora anche a vedere la prima parte sul canale di Sofia. Mi raccomando, vi ho lasciato il link se non siete miei fan su Facebook, passate anche da lì. Vi mando un bacio e passate tutti da Sofia.